intanto è un luogo che potenzialmente può diventare molto bello e che è ancora in una condizione nella quale sta andando avanti il recupero. L'abbiamo preso anni fa in una situazione complicatissima dal punto di vista della struttura, delle presenze di occupazioni abusive e lo si sta rimettendo in moto grazie al lavoro di tanti, innanzitutto grazie al terzo settore attraverso la cooperativa La Strada e non solo. E credo che il senso di questo, diciamo, di questa scommessa sia proprio quella di riappropriarsi di spazi nella città, in questo caso un'antica cascina, che se non vengono riutilizzati rischiano di diventare un fattore di degrado e una grandissima opportunità perduta. Oggi essere qui poi è molto bello perché insomma abbiamo anche l'apporto di energie volontarie, di donne, uomini, giovani donne, giovani uomini che si mettono un po' in gioco dandoci una mano, proprio perché questa deve essere una sfida di tutta la città e deve nascere dall'incontro a cui noi crediamo tantissimo tra le istituzioni, il privato sociale e le imprese.